altrospettacolo.it è con Mario Biondi a Sanremo. Il tuo primo Sanremo, come lo stai vivendo in queste ore prima del debutto? Bene, sono sicuramente emozionato, sto vivendo tutto questo ribollire di cultura, di arte, di musica, di incontri in maniera molto molto interessante. Sanremo non c'era stato prima per una scelta precisa, perché non era capitato? No, devo dire, e ringrazio sempre tutti i direttori artistici che durante questi 12 anni quasi ogni anno mi hanno invitato, anche il nostro Pippo Nazionale mi invitò, fu veramente squisito e mi fece molto piacere. Però tendenzialmente i primi anni della mia carriera erano molto dedicati all'estero, quindi molto spesso ero in tournée in Francia, in Giappone, piuttosto che in Inghilterra o in Germania. Sono stati periodi molto più movimentati. Ora quest'anno c'è stata una specie di congiunzione astrale strana, giusta, sai, quando capita la cosa giusta. La canzone era, ritengo, piuttosto giusta per un concetto italiano e soprattutto per rappresentarmi in maniera giusta. Certo. 68esimo, mi piace, l'8 è un numero che ricorre spesso nella mia vita. E poi, voglio dire, Claudio Baglioni, Jeff Wesley, c'è un humus, devo dire, che interessante. Mi piace moltissimo, sì. Hai parlato di italiano, tra l'altro non è la lingua con la quale ti sei confrontato molto durante la tua carriera. Sì, non molto spesso, forse ho sperimentato più la lingua italiana quando ho fatto da guest con Renato Zero, piuttosto che con i Pooh. L'ho sperimentata in due occasioni come ospite a Sanremo, appunto nel 2007 e nel 2009, prima con Amalia Gre e subito dopo poi con Karim Amar. E questo rivederti, come te lo senti addosso? Te lo senti bene? Guarda, il bello di scrivere una canzone è che proprio la vivi. E ieri, ti dico, durante le prove, durante la prova generale, mi ha quasi fregato, perché mi ha travolto. Ti sei emozionato? Sì, assolutamente. Guarda te, sto pischello qua di 50 anni. Perché sei abituato a palchi importanti, insomma, non so, anche ben più importanti, credo, di Sanremo, però... Ma sai, poi alla fine l'emozione non ce l'hai, perché qualcosa è più importante. L'emozione nasce anche se incontri un bambino piccolino e dici: che ha fatto lui, non è che è il Presidente della Repubblica. Però ti guarda negli occhi e ti dice qualcosa di così forte che ti può abbagliare, no? Ed emozionare. Ovviamente il palco dell'Ariston lo conosco, perché poi lo frequento quasi tutti gli anni, naturalmente in una veste diversa. Certo. Cioè, vengo qui a cantare, porto il mio show, il mio spettacolo, con il mio entourage, con il mio ambiente. Quest'anno dovrò misurarmi con... anche con alcune critiche, sicuramente anche aspre, che ne so io, perché poi c'è sempre qualcuno che deve trovare il peggio, no? Certo. Perché se riuscissimo in Italia a guardare sempre il meglio della nostra cultura, della nostra grandissima storia, sarebbe molto meglio tutto. Secondo me potremmo essere meno detrattori di noi stessi, potremmo valorizzare questa penisola. Che ce n'è di cose da valorizzare? La miseria. Noi lo fanno più all'estero, perché quando vai fuori è la prima cosa: Italia. Italia, che bella Italia, fai, cioè, bella un po'. È vero. Hai parlato di concerti con il tuo entourage, insomma, ci sono anche due concerti evento per maggio che stai, immagino, già programmando nella tua testa, e non solo. Assolutamente sì, e fra parentesi le stiamo programmando anche con grande attenzione, perché è la prima volta per noi, quest'anno appunto l'anno delle prime volte, è la prima volta che arrediamo i Palasport, no? Quindi 17 saremo a Roma al Pallall'Automatica maggio, il 20 maggio invece saremo al Mediolanum Forum di Milano, e ci stiamo preparando perché il nostro pubblico è molto attento ed è
attento ai dettagli, ai particolari, e li vuole ascoltare bene. Certo. Non vuole sentire chiasso, non vuole sentire rimbalzi da palazzetto. Ed è una bella sfida. Una bella sfida, però ce la faremo. Invece a marzo uscirà il nuovo album Brasil, anche lì ho letto che ti misurerai con lingue differenti, insomma sei sempre un continuo sperimentare. Sì, sì, è un anno veramente importante per me. Brasil è un progetto nato in collaborazione con Sony Music Brasil e con Sony Music Italia e con l'ausilio importantissimo di una produzione brasiliana, americana-brasiliana, con Mario Caldato e con Alexandre Cassim, che sono due bravissimi produttori, per i quali devo dire, forse c'è stato un primo impatto, il primo giorno un po' strano, difficile, perché non capivamo quali fossero i nostri margini. Una volta buttate giù le barriere, ci siamo divertiti a produrre insieme un progetto particolare, sì, con quattro lingue, perché canto in inglese, portoghese, francese e in italiano. Bravo. Sì, interessante. Devo dire, per me il francese, malgrado mia madre mi abbia sempre indottrinato da bambino, è sempre stato una lingua che non ho mai effettivamente sperimentato e seguito. Posso affermare con tranquillità che mi piace, mi è piaciuto cantare in francese, molto bello. Senti, un'ultima curiosità, che è una curiosità anche un po' mia personale, legata a Sanremo, perché insomma quando si leggeva il Totocast ti leggevamo in coppia con Marcella Bella, ovviamente immagino non sia stata una scelta tua, come si è evoluta un po' la cosa? Beh, probabilmente insomma è partita questa notizia grazie al fatto che in questi ultimi anni mi sono dedicato a una produzione, certo, appunto per il suo progetto, metà amore, metà dolore. È un progetto nel quale ho investito tanto, perché ho scritto buona parte dei brani, ho arrangiato insieme a Max Greco buona parte dei brani e quindi probabilmente sì, hanno accomunato le due immagini, fra parentesi con grande piacere, poi un artista che stimo da sempre, poi catanese come me, quindi grazie e buon festival. Grazie a te, ciao.